non è un'ideologia, non è un sistema filosofico, ma è un cammino di fede che parte da un avvenimento testimoniato dai primi discepoli di Gesù. Paolo lo riassume in questo modo: Gesù è morto per i nostri peccati, fu sepolto e il terzo giorno è risorto ed è apparso a Pietro e ai dodici. Questo è il fatto: è morto, è sepolto, è risorto e è apparso. Cioè Gesù è vivo. Questo è il nocciolo del messaggio cristiano. E il persecutore diviene apostolo. Perché? Perché io ho visto Gesù vivo, io ho visto Gesù Cristo risorto. Questo è il fondamento della fede di Paolo, come della fede degli altri apostoli, come della fede della Chiesa, come della nostra fede. Il cristianesimo è grazia, è sorpresa e per questo motivo presuppone un cuore capace di stupore, un cuore chiuso, un cuore razionalistico e incapace dello stupore e non può capire cosa sia il cristianesimo, perché il cristianesimo è grazia. E la grazia soltanto si percepisce, più si incontra nello stupore dell'incontro. Andare al nostro sepolcro, tutti ne abbiamo un pochettino dentro, andare lì e vedere come Dio è capace di risorgere da lì. Qui c'è felicità, qui c'è gioia, vita, dove tutti pensavano ci fosse solo tristezza, sconfitta e tenebre. E se ci diranno il perché del nostro sorriso donato e della nostra paziente condivisione, allora potremo rispondere che Gesù è ancora qui, che continua a essere vivo fra noi, che Gesù è qui in piazza con noi, vivo e risorto.